Ciao ragazzi, visto che qualcuno di voi me l'ha chiesto, oggi vi porto a fare un giro nel mio studio, piccolo ma molto funzionale. Eccoci nel mio bunker. Come vi dicevo, è molto piccolo, però credo che sia ben organizzato. Qui abbiamo lo spazio per le batterie, quelle che utilizzo per i live, con tutti i rullanti impilati. Le batterie le ho posizionate su un pallet di legno in modo tale che non siano a diretto contatto con il pavimento. Aste microfoniche, borsa piatti, borsa rullante. Qui abbiamo le custodie per l'hardware, una cassetta degli attrezzi dove dentro c'è qualsiasi cosa. Bacchette. Lì su in alto tengo le scorte delle pelli. Adesso entriamo. Porta insonorizzata. Siamo nella cabina insonorizzata, realizzata da un'azienda che si chiama Bear, scritto Bear. C'ha un bellissimo impianto di illuminazione a LED, utilissimo per fare video. Impianto di ricircolo dell'aria, regolabile, sentite. Qui ci sono le prese d'aria, qui dall'altra parte. Quadro elettrico, dove posso attivare e disattivare tutti i circuiti elettrici. Qui abbiamo la parte hardware. Allora, io utilizzo una scheda audio Tascam OS 1800, a 10 ingressi che sono più che sufficienti per microfonare l'intera batteria. A volte utilizzo anche questo comodissimo registratore multitraccia a 16 ingressi che mi permette di evitare di utilizzare il computer con Logic e posso registrare direttamente su una scheda SD che si può inserire qui dentro. Mixer leggio con i metodi di Maurizio. Supporto per computer con Logic. Specchio per studiare. Questa è la batteria. In questo momento ho montato una Saturn 5 Exotic, colore bellissimo. È completamente microfonata. Per il tom e per il timpano utilizzo io i classici Samsung molto economici. Per il rullante utilizzo il classico SM57 Samsung a condensatore per il Charlie. Adesso andiamo dall'altro lato. Un microfono per cassa AKG. Qui in alto ho montato due panoramici della Rode, due microfoni a condensatore che appunto utilizzo come panoramici. Essendo un ambiente molto piccolo, ho potuto montarli direttamente sul soffitto. E poi utilizzo un altro microfono a condensatore posto davanti alla batteria in modo tale da poter dare un po' di ambiente alla stanza durante le registrazioni. Qui ho spazio anche per altri strumenti come il Caon, per esempio. Qui tengo i miei piatti, i miei ride,
da questo lato tengo tutti i miei crash e qualche piatto rotto che utilizzo come effetto. Torniamo da questo lato. GoPro per registrare. Questo è quello che vedo da ogni volta che mi seguo dietro la batteria. Il mondo intero per poter viaggiare un po' con la fantasia. Bene, questo è tutto dal mio studio. È un po' piccolo, l'avevo detto, però spero che vi sia piaciuto. Se siete interessati a quello che faccio, vi invito a iscrivervi qui sotto al mio canale e attivare la campanella per ricevere notifiche. Vi do un saluto, ciao a tutti!